Carletto si è fatto grande, devo comprargli quello scooter che mi ha chiesto tante volte. Mariuccio vuole il computer, le serve per studiare. E mia moglie se lo meriterebbe proprio quel viaggetto. Papà, è la banca. Et varese. Bisogno di liquidità? Ci pensa Magliano Group, lo specialista del settore finanziario e creditizio. A me? Eh no, figlia mia, a me! Ma parlo una cosa seria, Magliano Group. Ti puoi fidare? Mr. Cab Driver, won't stop to let me in. Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver, won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver. Amici telespettatori, ben ritrovati, l'appuntamento che ti porta la radio in TV Casa Volpe. Oggi ho l'onore e il piacere di avere un grande ospite, una persona a me molto cara, un grande professionista, Giuseppe Maria Galliano. L'ho detto per intero. Hai detto quasi come un'invocazione. Ecco, ci diamo del tu, Giuseppe, insomma. Sì, a parte che è un piacere farti avere... Cioè, avere il tu da te. Ecco, no, un piacere insomma averti qui davvero, grazie. Viene addirittura di chiamarti Pingatto, poi magari ci racconterai perché. Io preferisco Pingatto. Essere chiamato Pingatto, ecco, allora ti... è troppo complesso il mio nome, poi dopo spiegheremo un attimo come nasce il Pingatto. Esattamente, in realtà Pingatto lavora nel mondo della comunicazione da una vita, da sempre. No? Io ho una doppia vita, cioè ho avuto un periodo della mia vita dove ero un normalissimo avvocato e dove facevo un mestiere quanto brutto perché mi interessava di recupero premi. Ho fondato un'azienda che si chiamava Istituto Recupero Crediti, che è durata tanti anni, che oggi poi continua mio figlio. È un'azienda che si interessava proprio della gestione del recupero crediti aziendale, solo che a un certo punto di questa vita ho avuto un bel problema di salute, un bel infartone. E niente, a quel punto ho deciso che era il caso di cambiare vita. Scusa, un infarto però, insomma, immagino che magari il cibo non è una cosa, soprattutto mangiare magari in abbondanza, no? No, il, no, non c'entra, il caso c'entra nulla. Lì era legato allo stress. Ah, ecco, no, era perché legato, poi hai inventato una trasmissione. Soprattutto un'altra cosa, siccome noi ci interessavamo di recupero crediti, a un certo punto tu devi pensare che facevamo pagare le persone. Il che non è che ci costa molto bene, non è che tu e ti erano contenti di pagare. Beh, quindi penso di no. Abbiamo accumulato, soprattutto io ho accumulato moltissime bestemmie, maledizioni, eccetera. E quindi a un certo punto hanno posto. Però lì è stato il momento magico della mia vita, perché ho capito insomma che dovevo cambiare vita, dovevo fare qualcosa che mi divertisse, perché onestamente a me non faceva piacere fare quel lavoro. Io mi sono laureato in legge e poi facevo il magistrato, mi ha praticamente imposto la mia legge. Il mio sogno era quello di fare l'Accademia di Cinematografia Contemporanea. Purtroppo disse no, Pino, o tu fai quello che dico io, ma era un tipo tostissimo. E quindi mi sono ritrovato a fare l'avvocato, mi sono laureato con Alberto Matucci tantissimi anni fa con una tesi sperimentale sul franchising, quindi cose proprio lontanissime. Dalla comunicazione e dal marketing. Poi io mi avvicino prevalentemente prima al marketing e poi alla, e poi alla comunicazione. Per cui la televisione è una cosa che nasce dopo, nasce quando già ero abbastanza adulto, quando ho capito che volevo soltanto fare quello che mi piaceva e quindi ho cominciato a fare un po' di televisione, così, giocando. Come in genere ho preso la vita dal momento in cui, quando si sta male, quando si è vicini alla morte, e io ne ho avute parecchie, perciò poi c'è il discorso dei gatti, delle più vite, io ho avuto questo, poi non mi sono fatto mancare niente, ho avuto un annegamento, un annegamento a scopello. Oddio Pino, ma veramente? Scopello, ti giuro, a scopello in una tonnara, perché ti dico, è il massimo scopello in Sicilia. Sono annegato, cioè annegato, mi hanno salvato praticamente, ho avuto quella famosa esperienza che si dice di premorte, che si vede dall'alto, queste cose
stranissime che poi a raccontarle uno rimane anche un pochettino. Io ho scelto che è un fatto assolutamente normale, non c'è niente di particolarmente paranormale. Però ti ripeto, quindi nella mia vita l'avvicinarmi alla morte mi ha fatto capire che in fondo è un gioco, è tutto un gioco. E allora se noi non la prendiamo con questo spirito, questa vita, che poi è l'unico grande dono che noi realmente abbiamo, questa percezione della realtà, no? Poi alla fine che cosa ci rimane? Nulla. E allora da quel momento ho detto basta, non voglio fare più male a nessuno, non voglio più fare recupero crediti, non voglio più fare cose che non siano cose che mi piacciono. E quindi mi sono dedicato a scrivere, mi sono dedicato ai programmi televisivi, mi sono dedicato a tante altre cose, la consulente aziendale in area di comunicazione, ma tutte cose che mi piacciono. Poi ho cominciato a studiare un particolare tipo di discorso che è legato al linguaggio del corpo, però non quello della PNL, anzi sono un po', diciamo, fuori dalle linee guida della PNL, ma soprattutto il linguaggio del corpo, quello di Desmond Morris, e su quello poi mi sono addirittura inventato dei corsi. Abbiamo un centro studi a Roma che dirigo, che fa questo tipo di attività. Una vita molto variegata, adesso divertente. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: perché Pingatto? Ce l'hai Pingatto, accennato? Pingatto è legato al mio amore viscerale per i gatti. Io man mano che crescevo sentivo un'attrazione fortissima nei confronti dei gatti, che non riuscivo a spiegarmi. Fin quando poi nella mia vita entra un gatto rosso che è stato veramente, dico stato perché purtroppo il primo gatto è morto, questo gatto a cui ero fortemente innamorato, che si chiamava Bibi. E poi c'è una storia molto particolare, anche questo che è incredibile, perché questo gatto muore sotto un pullman. Questo era un gatto molto gatto, cioè nel senso che la notte usciva, andava, io abito a Via Irma, se ne scendeva giù nel fiume, andava a cercare le gatte, insomma era un vero gatto di strada, fin quando purtroppo una mattina mi telefonano che il gatto, che BB, era finito sotto un pullman, e io sono corso a casa veramente in una maniera quasi assurda, pazzesca, l'ho portato al veterinario, purtroppo era morto. Lì mi sono veramente tanto arrabbiato, mi sono arrabbiato anche con il signore del piano di sopra, cioè con quello che noi chiamiamo divino, eccetera. E poi succede una cosa che veramente ha dello sconcertante. Una sera, tornando a casa, sento un miagolio. È indubbio che può essere una cosa banalissima, cioè praticamente una semplice coincidenza, ma io ho trovato avanti al portone un micetto rosso tale e quale, identico. Ma la cosa più incredibile è che questo micetto ha cominciato a fare esattamente le stesse cose che faceva l'altro gatto. E questo mi ha veramente portato, con una differenza però, che era pauroso. Come se avessi avuto un trauma, una spiegazione. Non devi fare certe cose, almeno per un grande periodo. Adesso sto cominciando anche lui a fare, ormai sono 7 anni. E però con questo gatto io ho cominciato realmente a vivere un amore viscerale, appunto che io dormo con lui, mangio con lui, mi segue tipo cane. E allora un giorno ho cominciato anche a parlarci, vi prego di non chiedere un TSO, cioè non avevo quattro, no, ci mancherebbe. Ho cominciato a parlare col gatto e ho capito che lui poi mi ha spiegato tutta una strana storia, insomma, che coinvolge la divinità Bastet.